La Riviera dei Colori. Siamo dentro la bottega del Folletto Vendocolor. Il Folletto Vendocolor posò con delicatezza la piccola coccinella sul bancone, la pulì accuratamente con una spugna estratta dal mare e analizzò i puntini neri sotto la lampada a rivela colori. Il falco Chlorus stette in disparte, appollaiato sulla scala, supervisionando ogni movimento. Allora, ci serve il nero più nero che c'è e il lucido splendente per puntini giovani, disse in modo professionale il Folletto, come un referto medico, e si avviò a prenderli. Ma dal magazzino arrivarono strani rumori, graffi sulla porta, barattoli che cadevano a terra e nessuna voce o miagolio. Il Folletto pensava fossero stati Paco e Chicca che si sentivano soli, e invece quando aprì la porta rimase di stucco. Oh, no! I miei colori sono spariti e anche i miei pennelli, urlò il Folletto Vendocolore che li cercò inutilmente tra gli scaffali. E da dietro la porta uscirono con due sacchi enormi, due insetti magri e lunghi, coperti in muso da una bandana nera, che saltarono su per la scala da dove fu sbalzata a terra il falco Chlorus e fuggirono dalla finestrella richiusa poi con una colla che non si scolla mai. Le mie favole su Amazon, Chiara Taioli, e su Instagram. Fiabe, favole, fantasiegram. Grazie.